oggi arrivano a compimento. Si tratta di tre ordinanze, dal punto di vista della gestione commissariale, molto importanti, di cui due saranno firmate oggi, la terza, per le motivi che dirò, sarà firmato nei prossimi giorni, in particolare spero e penso il 31 di maggio, mercoledì. Le due ordinanze che oggi sottoscriviamo, mantenendo gli impegni che abbiamo assunto con i sindaci e con le imprese, le categorie, le associazioni, le categorie, è quello di prevedere l'indennizzo al 100% per tutte le imprese danneggiate dall'alluvione. Come sapete non è stata emanata fino a questo momento una norma di legge su questo. Io ho assunto la responsabilità, facendo leva sui poteri aggiuntivi che mi sono stati conferiti con il decreto Ischia, di introdurlo con ordinanza. Potevo spingermi abbastanza anche utilizzando risorse che erano disponibili con le economie del passato, delle gestioni passate, in particolare quelle per le indennizzo delle imprese terremotate. Riapriamo i termini per le imprese terremotate in modo tale che se qualcuno è rimasto ad oggi non indennizzato arriva prima concediamo alle imprese che aspettano, ma dopo la nuova ordinanza che io feci qualche mese fa, noi abbiamo emanato circa 70 decreti per le imprese nella settimana scorsa per le imprese terremotate, e dicevo prevediamo l'indennizzo dei danni materiali. Dei danni materiali significa tutte le spese che sono necessarie per il ripristino, la riparazione, per il riavvio delle attività, delle 54 ad oggi, tante sono quelle che hanno fatto richiesta di indennizzo, imprese direttamente danneggiate dalla frana. L'ordinanza non può spingersi fino a prevedere il mancato reddito, innanzitutto perché la platea sarebbe molto più estesa di quella delle imprese danneggiate. In secondo luogo, perché per ottenere indennizzi e risarcimenti sul mancato reddito, sul mancato fatturato, occorre una copertura legislativa. Quindi ripariamo i danni. Questo è quello che facciamo con questa ordinanza, è una procedura molto snella, molto rapida. La stessa ordinanza prevede il medesimo indennizzo al 100% per i cittadini che hanno avuto la casa allagata, alluvionata, danneggiata. Voi ricorderete che sia per le imprese che per i cittadini era previsto 20.000 euro e 5.000 euro. I 20.000 euro e 5.000 euro dopo la ricognizione sono stati deliberati, l'importo è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri pochi giorni fa, 1.135.000, siamo in grado adesso di erogarli. Noi prevediamo l'indennizzo integrale per i cittadini che hanno subito dei danni. Non provvediamo in questo momento per coloro che non possono ritornare a casa perché stanno nella zona rossa, perché questa è la parte più importante, dovremmo provvedere in una fase successiva, in particolare con la norma che mi auguro sarà varata sulle delocalizzazioni, ma più in generale lì si parlerà di ricostruzione. Qui parliamo degli interventi di immediata riparazione, quelli che possono rientrare a casa e che hanno bisogno di interventi. Inoltre l'ordinanza contiene un intervento molto, dal mio punto di vista, molto innovativo, e cioè la possibilità di indennizzare, riparare i cittadini che decidono di riparare, intervenire sui rischi esterni all'abitazione. Cioè se alcune abitazioni non possono essere utilizzate perché è crollato un muro, perché gli esiti delle schede, per intendere, delle schede IDEI, perché ci manca un'infrastruttura, perché c'è una frana, i cittadini non sono obbligati a farlo. Se vogliono farlo, possono farlo e noi rimborsiamo le spese al 100%. Questo consentirà a un certo numero di cittadini di poter rientrare a casa. Questa è la terza decisione importante che è contenuta in questa ordinanza, insieme alla riapertura delle termini per imprese terremotate ai sensi dell'ordinanza 18. Non mi soffermo su altri contenuti che troverete scritti sull'ordinanza.
La seconda, questa è un'ordinanza del commissario straordinario, non del commissario delegato alla frana, ma del commissario Sisma, per intenderci, che ha visto estesi i propri poteri alla riparazione anche dei danni dall'alluvione, ed è un'ordinanza che si applica su tutta l'isola. Naturalmente il grosso è Casamicciola, ma se c'è qualche impresa negli altri comuni che ha subito un danno eccetera, a titolo per ottenere i ristori. L'ordinanza dovrà essere vagliata, registrata dalla Corte dei Conti. Si tratta di una decisione che si basa su un'interpretazione, secondo me, sicura delle norme. Io ho svolto un confronto preliminare con la Corte dei Conti per valutarne la fondatezza. Non prevedo sorprese, ma comunque dobbiamo aspettare la Corte dei Conti. La seconda ordinanza che firmerò oggi, che sarà pubblicata oggi, è invece del commissario delegato ed è tutta concentrata sugli effetti della frana, dell'emergenza, tutti su Casamicciola sostanzialmente. Assumiamo diverse decisioni attese, alcune anche da tempo, innanzitutto restringendo ulteriormente la zona rossa, mi riferisco a via Nizzola, via Santa Barbara e seconda traversa Santa Barbara, sulla base di accertamenti che sono stati fatti dai nostri tecnici, valutati dalle università, anche se le università hanno rimesso poi la decisione alla struttura commissariale. Questa riapertura, quindi il ringresso a casa di un certo numero di famiglie, 20, 25, sindaco, non so quanti, è subordinata però all'esecuzione di tre interventi molto semplici, sono individuati, due li dovrà fare il comune, uno i vigili del fuoco. A proposito di zonizzazione, includiamo nella zonizzazione alcune abitazioni sul comune di Laccameno che sono in contiguità con il territorio di Casamicciola e ai quali estendiamo, anche lì però bisogna fare qualche intervento provvisionale di messa in sicurezza per rendere efficace quella decisione. La seconda blocco di decisioni riguarda l'approvazione del piano di riuso predisposto da SMA Campania, che ringrazio per il documento e per l'attività che sta svolgendo. Spesso ci siamo confrontati, a volte scontrati, lo dico all'ingegner Cirigliano, non so se è presente il presidente Sodano, lo dico al presidente Bonavitaco, noi auspichiamo una forte accelerazione degli interventi, ma insomma il lavoro si sta portando avanti e si prevede il ciclo del riuso. Leggerete, non mi ci voglio soffermare, il principio è quello che ci siamo detti, esploriamo tutte le possibilità per il riuso sull'isola, ivi compresa la possibilità di fare un'operazione analoga a quella prevista per i massi e per i tronchi, cioè se i cittadini hanno necessità di terreno caratterizzato, riutilizzabile, pulito, per interventi potranno ottenerlo gratuitamente o se ci sono cantieri di altro tipo eccetera, faremo un avviso su questo, ma se non sarà possibile perché non ci sono i siti, perché non ci sono le disponibilità, rimarrà il principio del riuso non a discarica, ma dovrà essere portato su terraferma. Noi non possiamo fermare i lavori se non si trovano i siti e se non si trova il riuso sull'isola. Questo peraltro SMA Campania ha fatto una gara d'appalto conseguendo, di questo si dà conto nel piano che potete leggere, un prezzo molto contenuto per il riuso su terraferma. Quindi il riuso su terraferma, un'ipotesi residuale, dipenderà dalla capacità dell'isola di assorbire questi materiali. Inoltre interveniamo su un blocco di interventi urgenti, è inutile girarci attorno, c'è stata una fase di forte accelerazione degli interventi, nell'ultimo mese e mezzo c'è stato un rallentamento, un po' per le condizioni meteorologiche, un altro po' perché la competizione elettorale su Casamicciola ha oggettivamente reso ha rallentato, diciamo così, in modo oggettivo, senza volontà di nessuno, gli interventi.
noi con alcuni articoli contenuti nell'ordinanza disponiamo l'avvio di nuovi interventi, la progettazione di altri. Si tratta di interventi molto rilevanti che troverete elencati uno per uno, ne sono 26 tutto, tra quelli per i quali bisogna avviare la progettazione e quelli che apriranno i cantieri nelle prossime settimane. Soprattutto prevediamo un cronoprogramma molto stringente, bisognerà riprendere urgentemente, ma Smarci ha dato già disponibilità in questo senso, il discaggio dei massi a monte, la pulitura di tutto ciò che c'è da pulire, degli albi, di tutti gli albi devono essere puliti, tutti e per tutti i tratti, e poi altri interventi più impegnativi, compreso alcuni strutturali, che troverete elencati nell'ordinanza. Disponiamo alcuni altri interventi per Evi, sulla rete fognaria di Casamicciola, e altri interventi che eseguirà direttamente, 2-3 che eseguirà direttamente la struttura commissariale. Il resto lo troverete scritto nell'ordinanza. Infine c'era una terza che era più importante, che riguarda il piano complessivo di messa in sicurezza del territorio di Casamicciola, come prevede l'articolo 5-ter della legge di conversione del decreto Ischia. Si tratta del piano elaborato dai professori, dalle università, dalla struttura commissariale, 133 milioni di euro di investimenti su Casamicciola, più 5 di alcuni interventi che erano stati affidati a SMA, più la ricognizione, solo la ricognizione prevede la legge per gli altri comuni. Troverete la bozza dell'ordinanza e gli elenchi di 42 più 8, 50 interventi strutturali vuol dire strutturali, non lo devo dire a voi, su Casamicciola per mettere in sicurezza tutto, e credo il primo vero piano di contrasto al dissesto idrogeologico. E poi la ricognizione degli altri interventi sugli altri comuni. Perché io oggi non firmo questa ordinanza? Perché l'abbiamo finita ieri, l'altro ieri, è giusto che i sindaci e la regione guardino più attentamente, elenchi, interventi e ci suggeriscano se c'è qualcosa da integrare, precisare, cambiare. Quindi io oggi consegno ai sindaci questi elaborati. Entro martedì mi fate sapere se devo cambiare qualcosa e mercoledì adotterò questa ordinanza. Mercoledì la spiegheremo meglio, perché questo è il caso di capire bene di che cosa stiamo parlando, perché dall'attuazione di questi interventi dipende il futuro dell'isola. Sono stato troppo lungo, vi chiedo scusa, mi taccio. Grazie. Prego, signor. Prego, signor.